Benvenuti ad una nuova puntata di AF Motors. Oggi spiegheremo come fare una cinghia di distribuzione ad una Volkswagen Lupo. Questo è un classico motore Volkswagen a tre cilindri, e la cinghia di distribuzione è situata alla destra dell'abitacolo. Allora, cominciamo. La prima cosa da fare su ogni veicolo, quando si effettuano operazioni sia di elettronica che di meccanica, è quella di staccare la batteria, il polo negativo della batteria. In questo caso, con una 10 snodo, una 10 fissa stella normale, svitiamo un po' il cavetto della batteria e lo stacchiamo. In questo modo abbiamo tolto la corrente alla macchina. Cominciamo con l'operazione vera e propria. Una delle prime cose da fare è quella di cercare di fare il più spazio possibile nel lato della distribuzione. Quindi, in questo caso, con questo motore inizieremo a togliere questo tubo, che è il tubo dell'aria, e poi il filtro dell'aria. Con un giravite piccolino iniziamo a staccare le prese del sensore di pressione e poi del debimetro. Qua mostro. Una volta staccato, staccheremo i tubi della nafta. Questi tubi hanno una particolare fascetta, ovvero questa qua, classica nei motori Volkswagen. Quindi con una pinza stringiamo e portiamo indietro. Che sudata. Dopo aver tolto i tubi da qua, i tubi della nafta da qua, procediamo con toglierli da sopra il filtro dell'aria. Quindi svitiamo le due viti qua sopra. Mi raccomando, qua bisogna usare una chiave francese, la T20. Queste due viti, una e due. Dopodiché alziamo questo cartellino di plastica e ce lo spostiamo, non fa niente che cade un po' di gasolio, e ce lo spostiamo al lato. Dopo aver tolto i tubi della nafta e averli spostati in modo che non ci diano fastidio, procediamo a togliere il tubo dell'aria. Porta sempre le solite fascette. Dopo aver tolto il tubo dell'aspirazione, procediamo per rimuovere il filtro dell'aria. Quindi togliamo questo tubicino di fiato, lo mettiamo a lato e poi, con lo stesso metodo di prima, togliamo la fascetta. Spostiamo qua. Il tubo e poi alziamo il filtro dell'aria. Questi sono tutti ad incastro, o almeno
dovrebbero. Sono negato. Poi togliamo il filtro dell'aria che ha una vita con la chiave da 10 qua dietro. Eccolo qua. Adesso abbiamo tolto il filtro dell'aria e adesso abbiamo, come potete vedere, molto più spazio. Ci troviamo davanti il supporto motore, il cartellino della cinghia di distribuzione e poi le cinghie ausiliari con i vari cuscinetti. Adesso procediamo ad alzare la macchina. Dopo aver alzato la macchina, ricordatevi sempre di mettere un cavalletto sotto per sicurezza. Il cavalletto va posto nella parte più dura della macchina. In questo caso io uso una fascia qua sotto. Una volta tolto la ruota, procediamo con lo spostare il passaruote verso l'abitacolo in modo da avere più spazio per poi andare a smontare la puliggia dell'albero motore. Il passaruote di questa macchina porta esattamente 5 o 6 viti per spostarlo. Facciamo vedere il cameraman. 1, 2, 3, 4 e 5 e 6. Abbiamo spostato il passaruote un po' più indietro in modo che abbiamo una chiara visuale davanti alla distribuzione. Un'altra cosa da fare dopo aver spostato il passaruote è quello di iniziare a levare il supporto motore. Come procedere per togliere il supporto motore? Prima di togliere il supporto motore è necessario mettere un sostegno sotto il motore. In questo caso io adopererò il crick che ho usato per alzare la macchina, aiutandomi con un pezzo di legno in modo da non rompere la coppa dell'olio che è fatta in alluminio con questo. Dopo aver stabilizzato il motore con un crick e magari qualche pezzo di legno sotto per non farlo cadere, procediamo con lo smontaggio del supporto motore, che sarebbe questo qua. Il supporto motore ha 3 viti, queste qua, con la chiave da 16, e altre 3, queste qua, con la chiave da 13. Adesso procediamo a smontarlo. Ci armiamo di un ottifisso con qualche prolunga e una boccola da 16 e iniziamo a svitare. Dopo aver rimosso il supporto motore, togliamo il sostegno del supporto motore. Non vi ho fatto vedere come si smonta perché ho bestemmiato un po' troppo. Dopo aver svitato questo qua, togliamo i fermi del coperchio della distribuzione. Lo solleviamo sopra. E cerchiamo di togliere il sostegno del supporto motore, cercando di non rompere il carterino. Un consiglio che vi posso dare quando togliete questo sostegno è di alzare il motore
più possibile e cercare di sfilarlo dall'alto, chiaramente togliendoci prima le viti, cercando di, chiaramente di non rompere il carterino. Allora, dopo aver tolto il carterino e il sostegno del supporto motore, procediamo col togliere la cinghia ausiliaria della macchina, ovvero quella che fa alternatore, idroguida, compressore e albero motore. Per togliere questa cinghia, dobbiamo allentare il cuscinetto tendicinghia. Come si allenta questo cuscinetto tendicinghia? Sì, o ci sono gli estrattori apposta, oppure potete trovare un ferro o un tubo della stessa misura, inserirlo dentro, così, e fare leva. Voi potete vedere il cuscinetto ben dietro. Una volta da indietro, se non avete buona memoria, vi segnate il giro della cinta. Dopodiché prendete e sfilate la cinghia. Dopo aver tolto la cinghia, cosa facciamo? Togliamo il cuscinetto tendicinghia perché dà fastidio ed è situato proprio davanti al carterino della distribuzione. Per togliere il cuscinetto tendicinghia ci armiamo di una 13 e svitiamo queste tre viti. Una, due e tre. Dopo aver fatto tutto, procediamo con smontare la puleggia dell'albero motore. Questa. La puleggia dell'albero motore porta 4 viti con la chiave esagonale da 6. Queste 4 viti sono un po' difficili da togliere perché, sono strette abbastanza forti. Un consiglio che vi posso dare è cercare di mantenere con la chiave, questa qua, sì, una chiave a pippa, la 19 a pippa. Termine un po' un controsenso. La 19 a pippa, questa è 12-13, però c'è la 19 a pippa che adesso la faccio vedere. Con la 19 a pippa cercate di mantenere il perno centrale e con un cricchettino con la chiave esagonale da 6 cercate di svitare queste 4 viti. Una volta tolto le quattro viti con la chiave esagonale da 6, procediamo col togliere la puleggia facendo un po' di leva. Togliamo la puleggia. Dopo aver tolto la puleggia, armiamoci di un cricchetto e una boccola da 10 e togliamo il carterino. Carterino, quest'altro carterino, porta 4 viti, 5 viti, 1, 2, 3, 4 e 5. Dopo aver tolto il carterino È inferiore, stato eliminato! dopo aver tolto il carterino inferiore, abbiamo davanti la nostra cinghia di distribuzione. Asse a gambe, tendicinghia, pompa dell'acqua, cuscinetto e albero motore. Adesso non ci resta che mettere in fase la macchina. La fase, è stata trovata. Adesso vi spiego come ho fatto a trovare la fase. Su questo, scusate, prima di tutto scusate per l'inquadratura stile selfie, però purtroppo il mio cameraman se n'è andato. Per trovare la fase in questo tipo di macchine non è molto difficile.
Allora, vi conviene girare il motore fino a quando non si vedono dei segni. Su questo tipo di macchina, sulla campana del cambio, sulla campana del cambio a livello superiore c'è un tappo in gomma. Voi lo togliete e sotto questo tappo escono i denti del volano e dietro la parte liscia del volano. Se voi girate l'albero motore, sempre quando la cinghia è sopra, potete notare che ad un certo punto esce fuori una lineetta, un segno. Questo segno deve andare in corrispondenza con un segno che sta sulla campana del cambio. Adesso, detto così, è difficile, però adesso vi farò vedere. Una volta messo in fase sotto, non ci resta che mettere in fase l'asse a gambe. Per mettere in fase l'asse a gambe, purtroppo c'è bisogno dell'attrezzo, però possiamo anche arrangiarci segnando col pennarello. Bene, adesso vi farò vedere come si mette in fase. Questa è il nostro volano e questa è la nostra campana del cambio. Come potete notare, ci sono i denti del volano e dietro la parte liscia. Come potete notare, dietro sulla parte liscia c'è quel segno al centro. Quello è il segno di fase. Quel segno di fase è in corrispondenza ad un segno che è sulla campana del cambio. In questa inquadratura potete vedere meglio che il segno si trova in corrispondenza di un altro segno sulla campana del cambio. Bene, ragazzi, il nostro volano, il nostro albero motore è in fase. Per quanto riguarda la nostra puleggia dell'asse a gambe, che cosa ho fatto? Ho segnato con il pennarello questo dente, voi potete mettere qualsiasi dente vogliate, e ho fatto quest'altro segno qui, in modo che so per certo che quella è la posizione. Poi, per sicurezza, ho fatto un altro segno in corrispondenza di questo violetto qui. Bene, ragazzi, adesso la nostra cinghia è pronta per essere tolta. Bene, ragazzi, per togliere la cinghia da sopra abbiamo bisogno di una chiave da 15 e dobbiamo allentare il nostro cuscinetto tendicinghia, ovvero questo. Ragazzi, allora io in questo caso uso una 15 a pippa. Prendete la 15 a pippa e allentate il cuscinetto. Purtroppo il cuscinetto è stretto abbastanza forte, quindi come potete vedere, una volta allentato il cuscinetto si sposta, si può spostare e quindi abbiamo la nostra cinghia che è lenta. Bene, ragazzi, dopo aver tolto il tendicinghia procediamo con la rimozione della cinghia, che questa purtroppo è un po' duretta, però comunque. Ecco qua, la cinghia è stata rimossa. Cercate sempre di non far muovere. Ok, cercate di non far muovere le pulici. La nostra cinghia è stata rimossa. Adesso possiamo procedere col togliere la pompa dell'acqua. Prima di togliere la pompa dell'acqua, ragazzi, togliamo il nostro cuscinetto tendicinghia. Lo appoggiamo da qualche parte. E poi andremo a togliere quest'altro cuscinetto, che comunque deve essere sostituito. Questo cuscinetto porta una vite da 13. Quindi io con la mia fedelissima 13 a pippa lo vado a svitare. Ecco qua,
Abbiamo tolto i nostri due cuscinetti, non ci resta che togliere la famosa pompa dell'acqua. La pompa dell'acqua porta tre viti con la chiave da 10. Una, due e una terza qua sotto. Attenzione ragazzi, non fate il mio stesso errore ogni volta che faccio una cosa del genere, ma scaricate prima l'acqua dal radiatore, svuotate tutto il circuito e poi togliete la pompa dell'acqua, altrimenti farete un lago per terra. Bene ragazzi, io le viti della pompa dell'acqua le ho tolte. Purtroppo non vi ho potuto far vedere mentre le toglievo perché ho avuto il mio cameraman, come ripeto, non c'è. Però, ragazzi, mi raccomando, scaricate prima l'acqua, altrimenti succede questo. Ecco qua. Si perde tutta l'acqua. Per fortuna io ho una bacinella sotto, quindi la recupero. Bene ragazzi, la nostra pompa dell'acqua è stata tolta. Di solito qua dovrebbe portare un gommino, ma è rimasto attaccato vicino al monoblocco. Adesso ci accingiamo a prendere la nuova pompa. Eccola qua. La prima cosa da fare ogni volta che abbiamo una pompa, che prendiamo un pezzo, qualsiasi pezzo di ricambio, è quello di controllarli se si trova. In questo caso è perfettamente uguale. Nel kit dovrebbe uscire la pompa e il gommino da mettere qui. La marca in questione è Valeo, per me è una marca, una delle migliori marche che esiste. Poi, d'altronde, diciamo che sono tutte uguali per me le marche, anche perché fanno tutte, quasi tutte quante schifo. Se la comprate originale è la stessa cosa. Bene, ragazzi, una volta assicurati che il tutto sia uguale, dobbiamo procedere col montaggio. Ma prima di montare, assicuriamoci che sul monoblocco dove risiedeva la pompa sia pulito in modo che la guarnizione possa aderire perfettamente. In questo caso è ancora un po' sporco, quindi basta prendere un po' di carta vetrata e pulire attorno. Io ho spazzolato con la carta vetrata, adesso gli do una botta di carta normale, e dovrebbe uscire più o meno così. La telecamera sembra sporco, ma in realtà è pulito. Bene. Ecco qua. La telecamera sembra sporco, ma in realtà è pulito, ragazzi. Una volta pulito, possiamo procedere col montaggio della pompa. Bene, ragazzi. Possiamo procedere col montaggio della pompa una volta messo il gommino nella sua sede. Molti ci mettono già la colla o qualche altra cosa. Io qua preferisco metterla così com'è. Ricordatevi come avete tolto la pompa e mettetela. Ecco qua. Prendete i perni ed iniziate ad avvitare. Una volta messi nella loro sede i perni, possiamo iniziare a stringere. Mi raccomando, ragazzi, non stringete forte perché altrimenti rischiereste di spanare le viti. Bene, ragazzi, la nostra pompa è messa. Ora vi do un consiglio: prima di iniziare a montare il tutto, mettete l'acqua nel radiatore. In modo, scusate per la mia bottiglia artigianale, in modo da vedere se ci sono perdite. Quindi riempite. A un certo punto l'acqua inizierà a scendere perché comunque inizia a entrare nel motore. Però voi riempite e aspettate. Riempite e aspettate.
Se dovessero esserci perdite, ve ne accorgerete. Bene, ragazzi, dopo esserci accertati che la pompa non perda, passiamo col montaggio della cinghia. Ecco qua, questo è il nostro kit di distribuzione. Kit di distribuzione Daico. Come ho già detto prima, va bene anche questo. Apriamo e all'interno troviamo il cuscinetto tendicinghia. Il cuscinetto, i perni dei cuscinetti e poi l'ultimo ma non meno importante, la nostra cinghia. Eccola qua. Procediamo. Ragazzi, per prima cosa montiamo il nostro cuscinetto che era qui. Quindi con la nostra chiave a pippa lo stringiamo. Non per forza deve essere una chiave a pippa, va bene anche una chiave a cricchetto, qualsiasi chiave. Io uso questa perché queste mi sono trovato davanti. Stringetelo abbastanza forte, ma non tanto da farlo spanare. Perfetto, ecco qua, accertatevi che giri. Dopodiché procediamo col montaggio del tendicinghia. Eccolo qua il nostro tendicinghia nuovo. Adesso assicuratevi che questa staffa vada sopra a questo pistoncino. Quindi mettete qua, ecco qua. Dopodiché nel kit nuovo è uscito un dado con la chiave da 13 e avvitatelo, ma non stringetelo. Bene, ecco qui. Adesso dobbiamo mettere la nostra. Bene, adesso dobbiamo mettere la nostra cinghia di distribuzione. Perfetto, ragazzi, la nostra cinghia di distribuzione è pronta per essere messa. Ricordate sempre che queste scritte devono essere messe così, leggibili. Bene, possiamo anche procedere. Bene ragazzi, la nostra cinghia è stata messa. Purtroppo, sempre per motivi tecnici, non vi ho fatto vedere come l'ho messa, ma comunque, per mettere questa cinghia, visto che è un po' dura da mettere, il cuscinetto svitatelo e lo portate un po' più fuori, in modo che la cinghia ha più gioco. Una volta messa su tutti gli ingranaggi e assicurandoci che nessun ingranaggio si muova, a parte i cuscinetti e la pompa, potete cominciare a sforzarvi e a mettere la cinghia su tutti i denti. Bene ragazzi, una volta messa questa cinghia, non ci resta che tendere il nostro cuscinetto usando una pinza con le punte, mettendola nei due buchi che stanno là e tesarla in senso antiorario. Una volta portata la linguetta di sotto in corrispondenza con la lineetta di sopra, allora possiamo stringere. Ok ragazzi, una volta stretto il tendicinghia, non ci resta che fare un giro di motore per vedere se è tutto a posto e riportare la macchina in fase. Una volta fatto ciò, la nostra distribuzione è stata montata. Bene ragazzi, il nostro giro di motore è stato fatto, i punti di fase si trovano tutti, non ci resta che procedere a rimontare tutto. La nostra cinghia di distribuzione è stata completata, adesso non ci resta che mettere in moto la macchina. Perfetto ragazzi, la macchina va più che bene. Adesso aspettiamo che attacca la vettura. Bene ragazzi, stiamo provando la macchina, non ha alcun problema, la distribuzione è uscita perfettamente.
Adesso ragazzi io la provo fino a quando non attacca la ventola, mi faccio un giro per vedere cosa succede. Comunque tutto fatto, perfetto, la nostra auto va benissimo. Se avete domande, prima di tutto grazie a tutti quanti per avermi visto, e soprattutto grazie per le oltre 2000 visite del video precedente su come sostituire un radiatore per la Panda. Per il resto ragazzi, che dire, grazie mille. Se avete qualsiasi domanda, qualsiasi perplessità, potete contattarmi tranquillamente. Io massimo un'oretta e vi risponderò. Grazie a tutti, da F Motors è tutto, ciao!